Immaginate di svegliarvi ogni giorno sentendovi inarrestabili, sapendo di avere il potere di plasmare la vostra vita esattamente come volete. Sembra troppo bello per essere vero. Vero? E se vi dicessi che questo potere non è solo una fantasia, ma è già dentro di voi, in attesa di essere sfruttato. Benvenuti in un viaggio strabiliante, in cui esploreremo come usare il potere che Dio vi ha dato per manifestare la vita che avete sempre sognato. Sto parlando di un approccio rivoluzionario alla vita che si nasconde in Bella Vista, e oggi lo sveleremo insieme. Vedete, il dottor Ernest Holmes ebbe un'intuizione incredibile. Esiste un potere divino, una sorta di energia cosmica che non è solo là fuori nell'universo, ma proprio qui dentro ognuno di noi. E il bello è che possiamo usarla per risolvere i nostri problemi e creare la vita che desideriamo. È come avere un superpotere che non sapevamo di avere. Ora so cosa state pensando. Andiamo. Se avessi un potere magico dato da Dio, non lo saprei. È proprio questo il motivo per cui è così eccitante. È sempre stato con voi e oggi impareremo ad accenderlo. Vedetela così. Avete presente quando potete premere un interruttore e illuminare istantaneamente una stanza? Questo è attingere alle leggi dell'elettricità senza nemmeno pensarci. Quello che esploreremo oggi è altrettanto semplice, ma infinitamente più potente. Si tratta di accendere l'interruttore della vostra connessione con la mente divina, illuminando tutta la vostra vita in modi che non avreste mai pensato possibili. Stiamo per immergerci in un approccio pratico e concreto all'utilizzo di questo potere cosmico, così semplice che vi chiederete perché nessuno ve ne abbia parlato prima. Bene. Immergiamoci in questo concetto sconvolgente. Il dottor Ernest Holmes ci ha presentato un'idea semplice e profonda allo stesso tempo. C'è un potere di bene nell'universo che è più grande di noi, e questa è la parte eccitante. Possiamo attingervi e usarlo nella nostra vita quotidiana. Ora voglio che pensiate a qualcosa che fate ogni giorno, senza nemmeno pensarci. Quando premete un interruttore per accendere una luce, che cosa succede in realtà? Non state solo muovendo un pezzo di plastica su e giù, ma state attingendo a una legge fondamentale dell'universo, la legge dell'elettricità. State utilizzando un'energia che segue il vostro desiderio, illuminando il vostro spazio all'istante. Ma è qui che la cosa si fa davvero interessante. Questo semplice atto di accendere una luce è solo la punta dell'iceberg. È un microcosmo di una verità molto più grande. Ogni scoperta scientifica, ogni progresso tecnologico è essenzialmente il riconoscimento e lo sfruttamento di un potere che è sempre stato lì. Non abbiamo creato l'elettricità, ma abbiamo scoperto come usarla. Allo stesso modo, il dottor Holmes suggerisce che esiste un potere più grande, un potere divino a cui possiamo attingere per ogni aspetto della nostra vita. Proprio come l'elettricità è sempre stata lì, in attesa di essere sfruttata, questo potere per il bene è sempre stato presente, in attesa che noi lo riconoscessimo e lo usassimo. Pensateci un attimo, e se lo stesso principio che vi permette di illuminare una stanza potesse essere applicato per illuminare la vostra intera vita, e se poteste accendere un interruttore, non solo per la luce, ma anche per la gioia, il successo, la salute e la realizzazione? Questa è l'eccitante possibilità che ci presenta il dottor Holmes. Ora facciamo un ulteriore passo avanti ed esploriamo qualcosa che inizialmente potrebbe sembrare un po' fuori dal comune. Ma seguitemi, perché qui il discorso si fa davvero potente. Il dottor Holmes suggerisce che essere connessi alla mente di Dio non dovrebbe essere più strano che capire che si esiste all'interno di una forza come la gravità. Ora, so cosa state pensando. Collegato alla mente di Dio, sembra piuttosto inverosimile, ma vediamo di capire meglio. Pensate alla gravità per un momento. Non la si può vedere, non la si può toccare, ma si sa che c'è. È una forza che è costantemente al lavoro,
che vi tiene a terra, che mantiene i pianeti in orbita, che influenza tutto l'universo. Non siete la forza di gravità in sé, ma la utilizzate costantemente, ne beneficiate, lavorate all'interno delle sue leggi. E se vi dicessi che la mente di Dio funziona in modo simile? È una forza onnicomprensiva, un'intelligenza infinita che permea ogni cosa. E proprio come la gravità, voi non siete questa forza in sé, ma siete costantemente immersi in essa, influenzati da essa. Ed ecco la chiave. Potete imparare a lavorarci consapevolmente. Il dottor Holmes si spinge oltre. Propone che ci sia una sola mente, la mente di Dio. E poiché tutti abbiamo la vita dentro di noi, stiamo tutti usando la mente di Dio, anche se non ce ne rendiamo conto. È come se ognuno di noi avesse la propria personalità unica, la propria espressione individuale all'interno di questa infinita mente divina. Immaginiamo la cosa in questo modo. Se la mente di Dio è un vasto oceano, ognuno di noi è come un'onda unica su quell'oceano. Siamo individuali e distinti, eppure siamo fatti della stessa essenza, collegati al tutto. Non siamo separati da questa mente divina, siamo espressioni di essa. Non si tratta di religione o di credere in una specifica divinità. Si tratta di riconoscere che c'è un'intelligenza, una coscienza che sta alla base di tutta l'esistenza e che noi siamo intimamente connessi ad essa. Si tratta di capire che le nostre menti non sono entità isolate, ma parte di un insieme più grande. Ora che abbiamo esplorato il concetto di connessione con la mente divina, parliamo di come questo si traduce nella nostra esperienza quotidiana. Stiamo parlando della vita stessa, quella forza intangibile ma innegabile che anima tutto ciò che ci circonda. La vita, in questo contesto, non significa solo essere vivi in senso biologico. È un'energia dinamica e potente che fa funzionare tutto. È la forza che sta alla base della crescita, della creatività, della guarigione e della trasformazione. Non è solo un concetto astratto o un'idea filosofica, è un potere tangibile che si può sentire e osservare. Pensate alla crescita di un seme in un albero, alla guarigione di una ferita o al costante rinnovamento delle cellule del vostro corpo. Questa è la forza vitale in azione. È dentro di voi, intorno a voi, e scorre attraverso di voi ogni momento di ogni giorno. Ma è qui che la cosa si fa davvero eccitante. Questa forza vitale, questa connessione con la mente divina, non è qualcosa che dovete guadagnare o ottenere. Non è riservata ai santi o ai guru. È un dono che vi è già stato dato semplicemente in virtù della vostra esistenza. È come se aveste sempre avuto questo incredibile superpotere e steste solo ora imparando a usarlo consapevolmente. Immaginate di avere lo smartphone più avanzato del mondo, ma di averlo usato solo per telefonare. Ora state scoprendo tutte le fantastiche app e funzioni di cui è dotato. È quello che stiamo facendo qui, liberare il pieno potenziale di questo dono divino che tutti noi possediamo. Questa forza vitale è lo stesso potere che mantiene i pianeti in orbita, che fa germogliare i semi, che guida l'evoluzione. Ed è lo stesso potere a cui potete attingere per trasformare la vostra vita, risolvere i problemi e manifestare i vostri desideri. Ma ricordate che, proprio come la gravità, non fa discriminazioni e colpisce tutto allo stesso modo. Questa forza vitale, questa mente divina, non fa favoritismi. È sempre disponibile per tutti. La chiave è imparare ad allinearsi con essa, a lavorare in armonia con essa, piuttosto che contro di essa. Ora che abbiamo gettato le basi per la comprensione di questo incredibile concetto, vediamo come utilizzare concretamente questa connessione divina nella nostra vita quotidiana. È qui che la gomma incontra la strada, dove la filosofia si trasforma in azione pratica. La chiave per sfruttare questo potere sta nel cambiare la propria mentalità. Si tratta di allineare i vostri pensieri e le vostre convinzioni con l'infinita saggezza della mente divina. Ecco alcuni passi pratici per aiutarvi a farlo. Concentratevi sulle soluzioni, non sui problemi. Questo è fondamentale quando ci si trova di fronte a una sfida.
Invece di dire ho un problema e non so cosa fare, provate a pensare che ho un'opportunità di crescita e confido che la guida divina mi indichi la strada. Questo semplice cambiamento di prospettiva vi apre la possibilità di ricevere intuizioni e soluzioni che altrimenti vi sfuggirebbero. Pratica quotidiana di connessione. Dedicate ogni giorno un po' di tempo tranquillo per entrare in contatto con questo potere divino. Può trattarsi di meditazione, preghiera o semplicemente di una riflessione silenziosa. Non è importante la forma, quanto l'intenzione. Durante questo tempo, acquietate la vostra mente e apritevi alla guida. Potreste rimanere sorpresi dalle intuizioni che vi arrivano quando create uno spazio per loro. Affermazioni positive. I nostri pensieri hanno un potere enorme. Scegliendo consapevolmente pensieri positivi, ci allineiamo maggiormente all'energia positiva del divino. Provate a iniziare ogni giornata con affermazioni come: sono connesso alla saggezza e al potere infiniti. Tutta la guida divina scorre attraverso di me, mostrandomi la soluzione perfetta per ogni situazione. Fiducia nel processo. Ricordate che nella mente di Dio non esistono problemi grandi o piccoli. Tutto è ugualmente gestibile. Abbiate fiducia nel fatto che le risposte sono già lì, in attesa che voi le scopriate. La fiducia stessa è una forza potente che apre porte e crea opportunità. Agite in base alla vostra intuizione. Con la pratica di queste tecniche è probabile che vi troviate ad avere più momenti aha o sensazioni viscerali. Non scartatele, potrebbero benissimo essere una guida divina che vi parla. Seguite queste intuizioni, anche se all'inizio non hanno sempre un senso logico. Praticare la gratitudine. La gratitudine è un modo potente per allinearsi al flusso positivo della vita. Ogni giorno prendetevi del tempo per apprezzare ciò che di buono c'è nella vostra vita, anche se piccolo. In questo modo vi mettete in uno stato ricettivo per ricevere altre benedizioni e soluzioni. Visualizzare il risultato desiderato. Usate il potere della vostra immaginazione, che è di per sé un dono divino. Dedicate del tempo ogni giorno a visualizzare la vostra vita come la volete, provando le emozioni di aver già raggiunto i vostri obiettivi. Non si tratta di un semplice sogno a occhi aperti, ma di un modo potente di comunicare i vostri desideri alla mente divina. Ricordate che queste pratiche non servono a forzare il cambiamento attraverso la pura forza di volontà. Si tratta di allinearsi al flusso della saggezza divina e di permetterle di lavorare attraverso di voi. È una partnership tra la vostra espressione individuale e l'infinito potere dell'universo. Ora so cosa potrebbe pensare qualcuno di voi. In teoria tutto questo sembra fantastico, ma i miei problemi sono reali e complessi. Come può essere utile per le sfide concrete che sto affrontando? Vi capisco e voglio affrontare la questione di petto. Innanzitutto, riconosciamo che sì, la vita può essere dura. Tutti noi affrontiamo sfide che a volte possono sembrare schiaccianti, ma è qui che questo insegnamento diventa veramente trasformativo. Quando iniziate a vedere le sfide come opportunità per esprimere il vostro vero io e attingere a quella saggezza infinita, tutto cambia. Non si tratta di ignorare i problemi o di far finta che non esistano, ma di affrontarli con una nuova prospettiva. Quando si comprende che si ha a disposizione l'intera saggezza dell'universo, i problemi cominciano a sembrare diversi. Diventano opportunità di crescita, occasioni per dimostrare il potere della guida divina nella vostra vita. Prendiamo una sfida comune a molte persone: le difficoltà finanziarie. L'approccio convenzionale potrebbe essere quello di stressarsi, di vedere la situazione come un ostacolo insormontabile, ma con questa nuova comprensione si potrebbe affrontare la situazione in modo diverso. Potreste usare la vostra connessione con la saggezza divina per ispirare nuove idee di guadagno. Potreste trovarvi guidati verso opportunità inaspettate o scoprire risorse che non sapevate di avere. Oppure considerate i problemi relazionali. Invece di vederli come fallimenti o vicoli ciechi, potreste considerarli come opportunità per attingere all'amore infinito e alla saggezza della mente divina.
Questo potrebbe portarvi a nuovi livelli di compassione, comunicazione e comprensione. Anche le sfide della salute possono essere affrontate in modo diverso. Questo non significa ignorare i consigli medici, ma integrarli con una profonda fiducia nella forza vitale che scorre attraverso di voi, sostenendo le naturali capacità di guarigione del vostro corpo. La chiave è ricordare che, proprio come la gravità funziona sempre, che ci pensiate o meno, questa guida divina è sempre lì, pronta ad aiutarvi a trovare la strada migliore da seguire. Il vostro compito non è quello di capire tutto da soli, ma di aprirvi a questa guida e di agire di conseguenza. È anche importante essere pazienti con se stessi mentre si impara a lavorare con questo potere. Come ogni abilità, ci vuole pratica. Forse non vedrete cambiamenti drastici da un giorno all'altro, ma applicando con costanza questi principi, probabilmente inizierete a notare sottili cambiamenti. Le soluzioni potrebbero apparire più facilmente, potreste sentirvi più tranquilli di fronte alle sfide e le opportunità potrebbero apparire in luoghi inaspettati. Ricordate che non siete soli in questo viaggio, state lavorando in collaborazione con la forza più potente dell'universo e questa collaborazione può aiutarvi a superare qualsiasi sfida vi si presenti. Mentre concludiamo questa esplorazione dei profondi insegnamenti del dottor Ernest Holmes, voglio che vi prendiate un momento per farvelo entrare dentro. Avete dentro di voi una connessione con l'infinita saggezza e il potere dell'universo. Non è qualcosa che dovete ottenere o guadagnare. È già lì, in attesa che lo riconosciate e lo usiate. Immaginate come potrebbe trasformarsi la vostra vita se iniziaste ad affrontare ogni giorno con questa consapevolezza. E se invece di sentirvi sopraffatti dai problemi, li vedeste come opportunità per esprimere la saggezza divina? E se invece di sentirvi limitati dalle circostanze, riconosceste il vostro infinito potenziale? Non si tratta di pensare in modo magico o di ignorare la realtà della vita, ma di attingere a una verità più profonda, a un potere che è sempre stato con voi. Si tratta di riconoscere che non siete solo un essere fisico che cerca di farcela nella vita, ma un essere spirituale che ha accesso a risorse infinite. Quindi, ecco la mia sfida. Iniziate oggi. Iniziate con una sola delle pratiche di cui abbiamo parlato. Forse è mettere da parte del tempo per la connessione quotidiana, o praticare affermazioni positive, forse è affrontare una sfida attuale nella vostra vita da questa nuova prospettiva. Qualunque sia la vostra scelta, impegnatevi per la prossima settimana e vedete cosa succede. Ricordate che si tratta di un viaggio in cui state sviluppando un nuovo modo di pensare e di essere. E questo richiede tempo. Siate pazienti con voi stessi, ma anche coerenti. Il potere è già dentro di voi. Ora è il momento di accenderlo e lasciare che illumini tutta la vostra vita. Se hai trovato valore in questo video, ti prego di mettere mi piace e di iscriverti al canale. Condividilo con qualcuno che potrebbe aver bisogno di questo messaggio oggi e fammi sapere nei commenti come pensi di iniziare a usare questo potere dato da Dio nella tua vita. Grazie per esserti unito a me in questo incredibile viaggio di scoperta. Fino alla prossima volta, ricordati che sei connesso all'infinita saggezza dell'universo. Usalo, fidati di esso e guarda la tua vita trasformarsi. Dio ti benedica.